Buongiorno piloti, 21 agosto 2019 è il caffè, la solita rubrica che parla di aeronautica e simulazioni di volo nel tempo che impiegheremmo a prendere un caffè, una sorta di momento in cui si chiacchiera di aeronautica ma soprattutto di simulazioni di volo. Se non sai cos'è il caffè, fatti un giro sul canale così ne vedi altre. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti ho parlato dei pregi e dei difetti di X-Plane 11. Mi sono però dimenticato un difettone e mi hanno fatto notare che questo difettone è proprio un difettone grosso. E qual è? È il multiplayer. Allora, adesso vi racconto un po' la mia esperienza con il multiplayer di X-Plane 10. Sì, perché all'epoca non avevo ancora X-Plane 11. All'epoca facevo un sacco di voli su IVAO e una delle cose che mi piaceva di più era accordarmi con qualche mio amico per fare dei voli insieme, un po' come faccio già adesso, faccio ancora adesso, non ho mai smesso, perché il volo in multiplayer lo ritengo più interessante, più divertente. Perché? Perché non sei da solo. Se devo fare qualcosa che sono da solo, beh, alla fine lascia un po' il tempo che trova. Non facciamo allusioni di nessun tipo, mi raccomando. E volavo, come vi ho detto, su IVAO. IVAO è una piattaforma molto interessante, è una piattaforma interessante che permette un sacco di cose belle. La cosa però che mi colpiva più di tutte era che il multiplayer di X-Plane, facendo acqua da tutte le parti, quando vedevo un aereo, l'aereo del mio amico di fianco a me, lui mi diceva, dicevo ad esempio, Ettore, che tipo di aereo sei? E lui diceva, sono su un Boeing 737, e vedevo un Cessna. Allora, è un problema di librerie, sicuramente, ma c'era anche un altro problema. Il problema principale era il fatto che quando lui decollava, ad esempio prima di me, io vedevo che si trovava sulla pista in momenti diversi. Ad esempio, vedevo quando era nell'holding point, poi lo vedevo sulla pista proprio di botto, e poi lo vedevo a metà pista e poi in volo. L'unico momento in cui lo vedevo veramente bene era quando lui era lontano, quindi vedevo le luci di posizione e vedevo che lui c'era. Okay. Oppure ha una diversa quota rispetto a me. Se guardate anche un altro video che avevo fatto all'epoca, all'epoca avevo fatto un video, uno dei primi che lo trovate su questo canale, adesso qui siccome sono all'Elba non riesco a farvelo, a postarvelo come vorrei, c'era un video che avevo fatto con l'Eurofighter 2000 insieme a un altro ragazzo, Maurizio, un volo con Mauri, non si dovrebbe chiamare così questo video. E vedrete che quando mi avvicinavo a lui si vede una lag spaventosa. Questi problemi di lag, questi problemi di multiplayer, X-Plane ce li ha ancora. Se invece voi prendete un volo con DCS, non voglio dire che DCS è meglio di X-Plane, tantomeno che dovete prendere questo piuttosto che quell'altro. Insomma, avendo un'architettura fatta apposta per il multiplayer, intanto la nave qua a parte, rende il volo molto più realistico che non X-Plane. Insomma, il multiplayer di X-Plane non è mai stato implementato e questo, secondo me, è un grosso difetto. Soprattutto in un periodo in cui i giochi, anche se X-Plane e simulazioni di voli non sono dei giochi, insomma, in un periodo in cui i giochi online vanno sempre più di moda, stanno prendendo sempre più piede, pensiamo a tutte le manovre che sta facendo ad esempio Google con la sua nuova piattaforma, insomma, avere un multiplayer che non funziona, beh, forse non è una mossa vincente. Con questo non voglio dire che X-Plane sia un cattivo prodotto, lo uso, l'ho usato e lo userò ancora per tanto tempo. Il problema è che questa cosa va presa veramente in considerazione e risolta. Dimmi allora dunque anche tu cosa ne pensi, che
esperienza hai avuto con il multiplayer di X-Plane, perché mi interessa, perché nel il caffè si parla di queste cose e perché appunto voglio sapere la tua opinione. Bene, anche per oggi è tutto, happy landings a tutti, by Ilair dall'isola d'Elba, e presto torno a casa anche per ricominciare la solita programmazione, anche se voglio andare avanti con il caffè assolutamente, perché vedo che sta andando bene, ma soprattutto dai commenti che mi arrivano vedo che vi piace. Happy landings by Ilair.